in compagnia di Yolanda Ambrosini. Adesso viviamo il momento importante della serata, perché nutrirsi bene vuol dire anche stare bene e stare meglio. Allora Yolanda, per la festa della donna, per questo giorno del ringraziamento, che cosa hai pensato? Abbiamo innanzitutto pensato al colore, al giallo, e al fiore per eccellenza che rappresenta la donna, che è la mimosa. Per cui abbiamo fatto un cannolo di sfoglia con un giallo, con un ripieno di asparagi e ricotta, con degli asparagi croccanti e dei pomodorini confit. E poi abbiamo giocato con delle mimosette per primo piatto, rigorosamente gialle e verdi, su una glassette di zafferano. E poi per secondo abbiamo fatto un tournedot di carni bianche con una riduzione di passito di pantelleria e delle nuvole di patate sempre gialle alla menta. L'Ambrosini Ricevimenti, devo dire, ha da sempre una corsia preferenziale nel catering, ma soprattutto in alcune location molto speciali. Allora Yolanda, ti chiedo, cosa viene prima? Allora, la tua idea, il confronto col cliente, la visita della location, spiegami proprio come prendi i tuoi accordi. Beh, innanzitutto è sempre un'empatia tra il cliente, noi e soprattutto quello che proponiamo, e la cosa che mi diverte di più è creare con il cliente ciò che più le piace, e per cui si parte da un format e poi facciamo un disegno proprio. E alcune volte facciamo anche il cibo a colore, come per esempio questa sera, per cui il dress code è sempre molto importante. E poi le location, questo a Palazzo Ferraioli la porto sempre nel cuore, certo, perché è una delle location che amo di più, ma come tutte quelle con le quali lavoro chiaramente collaboro. Yolanda, perdonami, io ti interrompo per chiederti una cosa molto importante per i nostri video ascoltatori, naturalmente, ed è questa. Oggi, siccome noi parliamo a Liberi TV, Liberi TV è molto attenta ai contenuti. Allora io ti chiedo, quanto è importante oggi per i tuoi clienti avere la consapevolezza che voi utilizzate materie prime di qualità? Beh, direi che è essenziale. Di qualità, soprattutto stagionali. Ed è quello che fa proprio la differenza. Oggi è quello che fa la differenza. Yolanda, i tuoi auguri a tutte le donne. Auguri a tutte le donne e soprattutto forza e coraggio, perché è quello che ci distingue sempre e comunque. Bravissima.